Certo, il problema che ci stiamo ponendo anche noi da qualche anno, come fare in modo di portare ai cittadini la conoscenza ma anche la cultura della prevenzione soprattutto, ma anche su altri temi come il risparmio energetico, come la qualità degli impianti e così via, sono temi fondamentali e qui i professionisti spesso hanno rinunciato a fare da mediatori tra le istituzioni e i cittadini senza avviare quel percorso di conoscenza, di informazione che a mio avviso avrebbero il dovere anche etico di fare. Quindi questa iniziativa sul Sisma Bonus, quella che abbiamo fatto insieme ad ANCE con la filiera delle costruzioni che riguarda anche l'Eco Bonus, sono dei momenti di informazione dove il cittadino è al centro. Noi come professionisti dobbiamo solo impegnarci a dargli tutte le informazioni in modo che possa liberamente scegliere e carpire le opportunità che ci sono.